Oggi parliamo delle abitudini viziate. Cosa sono le abitudini viziate? Sono dei piccoli comportamenti che, se ripetuti per molto tempo, possono causare delle problematiche. Queste problematiche di solito sono delle malocclusioni che si manifestano nei nostri bambini e che potrebbero essere tranquillamente evitate nel momento in cui il comportamento, quindi l'abitudine viziata, viene interrotta. È per questo che è molto importante fare una visita precoce dal dentista. Quali potrebbero essere queste abitudini viziate? Per esempio, portare il ciuccio per troppo tempo e fino a un'età che non è consigliata, oppure l'interposizione del dito che viene succhiato di solito dai bambini come una forma di consolazione, di rilassamento, oppure per esempio il perpetuarsi di quella che è la deglutizione infantile anche nel momento in cui tutti i dentini sono usciti. Cosa succede in tutte queste abitudini viziate di comune? Che un oggetto o una parte del corpo viene interposta tra i denti anteriori provocando una piccola pressione. Questa piccola forza cosa fa? Porta a una modificazione della forma dell'arcata dentaria, quindi della posizione dei denti, ma anche delle strutture del palato, provocando quella che noi definiamo una malocclusione. L'interruzione precoce di tutti questi comportamenti può far sì che, attraverso una riabilitazione della muscolatura, sia delle labbra che della lingua, la malocclusione si risolva da sola. La cosa positiva è che, risolvendosi da sola, evitiamo magari di fare dei grandi interventi con degli apparecchi ortodontici che per il bambino possono essere estremamente fastidiosi e risolviamo il problema da solo. È importantissimo che in questa fase il dentista pediatrico lavori in tandem, innanzitutto con il pediatra, ma soprattutto con il logopedista. Il pediatra perché conosce bene la storia del bambino e quindi ci può aiutare a capire il perché del perpetuarsi di questo comportamento scorretto, e il logopedista perché è quello che ci aiuta e aiuta il bambino nella riabilitazione della muscolatura. Quindi ricordatevi sempre che in questa visita possiamo intercettare delle problematiche che poi potrebbero diventare sempre più gravi.